professore, qual è la situazione anche alla luce di questo pericolo, tra virgolette, di poter tornare, almeno la regione, in tutta la regione, ecco, con i dati che abbiamo in zona gialla? Ma al momento devo dire che dopo 2 settimane di incremento dei ricoveri siamo in una fase di stallo, non stiamo ricoverando, anzi devo dire che con soddisfazione che stiamo dimettendo alcune persone guarite, quindi insomma spero che non si debba rientrare in zona gialla. Continuare con le vaccinazioni, anche se questa terza dose non è stata presa con molto entusiasmo, almeno finora, soprattutto dagli over 60. Beh, in realtà non è così perché la terza dose è indispensabile perché si è visto da lavori scientifici, soprattutto fatti in Israele in particolare, dove praticamente si può evidenziare che la terza dose serve. Cioè, dopo 6 mesi c'è un calo significativo degli anticorpi, per cui è utile fare la terza dose. Quindi io invito tutti coloro, soprattutto pazienti fragili, immunodepressi, che fanno chemioterapie, che fanno terapie immunosoffensive, trapiantati, a fare la terza dose. Questo reparto è pieno al momento, vabbè, voi avete un turnover abbastanza. Abbastanza pieno, però non più pieno come lo era, per esempio, 15 giorni fa. 15 giorni fa avevamo 24 posti letto occupati, oggi abbiamo 15, 16. Una situazione lontanamente paragonabile allo scorso anno di questi tempi, insomma, che L'anno scorso si era una faceva situazione, fatica. in questi tempi era veramente drammatica, cioè era una situazione in cui non avevamo possibilità di ricoverare la gente, tant'è vero che io istituì un numero verde proprio per curare la gente a casa, perché non c'erano più posti letto disponibili. Una previsione che si può fare anche per i prossimi mesi, insomma, alla luce di quello che stiamo osservando. Ma la previsione è difficile fare previsioni perché, ripeto, il vaccino innanzitutto ha dimostrato di essere altamente protettivo verso le forme gravi di malattia, quindi anche se ci si dovesse infettare, difficilmente uno svilupperebbe una malattia grave che lo porta poi al ricovero, ad esempio in una terapia intensiva, anche semi-intensiva. Diverso il discorso dei contagi, cioè bisogna continuare a vaccinare probabilmente perché dopo un po' il vaccino potrebbe ridurre la sua efficacia. Per il resto dobbiamo guardare con un po' di ottimismo al futuro perché abbiamo armi importanti a disposizione come gli anticorpi monoclonali che possono bloccare l'infezione all'inizio, i vaccini che possono prevenire l'infezione e diciamo che purtroppo in questo momento l'infezione è un'infezione di gente non vaccinata. Quindi gran parte di coloro che si infettano Quindi sono su 10 coloro persone che le ha, 8 sono non vaccinati, questa qua. 7-8 non sono non vaccinati. E Però ci qui sono anche i vaccinati che hanno anche avuto polmoniti gravi in questo reparto, è accaduto? rarissimo, devo dire rarissimo, come in tutte le cose c'è sempre l'eccezione, ma non è la regola. Cioè chi arriva da noi vaccinato il più delle volte sono persone che hanno una sintomatologia medio lieve. Possono anche avere una polmonite, ma non è una polmonite di quelle che poi porta, diciamo un'evoluzione di tipo sfavorevole che richiede il ricovero e rianimazione. Recentemente è stato inaugurato e battezzato il finale della nuova terapia intensiva. Cosa ne pensa? Soprattutto l'uso che ne verrà fatto. Beh, insomma, le terapie in Italia c'è storicamente una carenza di posti nelle terapie intensive, quindi il Covid è stata un'occasione per colmare questo gap rispetto ad altri paesi come la Germania. E si è visto che questo deficit di posti in terapia intensiva si è ripercosso negativamente sul sistema quando c'è stato bisogno. Vedi la situazione della Lombardia dove la carenza di posti ha creato dei problemi Ma su questo di ospedale salute. serviranno questi ulteriori posti letto? Beh, io mi auguro che non servano per il Covid e che li utilizzeremo per tornare, diciamo, a una normalità. Quanti ne serviranno non ho idea, spero che, insomma, mi auguro che servano il meno possibile, ecco. Ecco, riguardo ai pazienti, arrivano anche da extra ASL, come è accaduto, professore? Sì, qualcosa è arrivato, però ritengo pure che la situazione abruzzese non sia tale in questo momento da richiedere trasferimenti da una provincia all'altra. Certo. Diverso il discorso se si vuole concentrare tutti i pazienti in un luogo per permettere, diciamo, una maggiore flessibilità nelle attività di routine, cioè è chiaro che
se dobbiamo tenere bloccata una terapia intensiva per uno o due pazienti, non ne vale la pena, tanto vale concentrarli tutti in un posto, se sono pochi. Oh, importante ancora le terapie domiciliari, fondamentale anche le USCA che purtroppo rischiano anche di scomparire, ecco, anche per le cure, perché uno si può curare a casa a questo punto nella maggior Beh, parte insomma, dei casi. Questo credo che potrebbe essere un errore di smettere le USCA, perché le USCA in una certa fase sono state utili. Andiamo verso una fase che potrebbe risultare sfavorevole, perché andiamo verso la stagione fredda, influenza. Andiamo diciamo verso una fase in cui l'efficacia dei vaccini dopo 6 mesi cala, andiamo verso una fase in cui potrebbero circolare nuove varianti, quindi ci sono una serie di situazioni che potrebbero favorire una recrudescenza. Da ultimo, le è capitato di seguire ultimamente bambini, ecco, quelli che non si sono potuti vaccinare, insomma, la fascia sotto ai 12 anni, quindi ci sono stati casi complessi che ha dovuto quantomeno esaminare? No, sui bambini fondamentalmente non abbiamo grossi problemi perché i bambini hanno un'immunità innata, però attenzione, è sempre bene non prendere il Covid perché poi in alcuni casi abbiamo visto che il Covid sui bambini può dare problemi anche di long Covid, cioè nel senso che alcuni bambini potrebbero avere un scadimento delle performance scolastiche, una difficoltà a concentrarsi dopo il Covid, che è ben descritta tra le patologie del cosiddetto long Covid. Quindi io personalmente sono dell'avviso che bisogna prevenire e questa ulteriore approvazione da parte della FDA dei vaccini nella fascia 5-11 anni va salutata positivamente perché è chiaro che sui bambini si va molto cauti, ma è anche vero che probabilmente poi diventerebbero una categoria particolarmente a rischio perché sarebbero tra i pochi non vaccinati.